Il parmigiano reggiano è storia, storia di un territorio piccolo ma ricco di diversità. Ed è proprio la diversità la parola guida che ci accompagnerà in questo viaggio alla scoperta del formaggio più famoso al mondo. Così come non ci può essere un grande vino senza un grande terroir, anche il parmigiano reggiano nasce in un'area ristretta d'Italia, compresa tra le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna a sinistra del Reno, Mantova a destra del Po. Tutto avviene qui, in questa zona. Qui crescono i foraggi e qui si allevano le bovine che producono il latte per fare il formaggio. Il territorio di origine attraversa le distese della pianura padana, le colline della zona pedemontana, la catena montuosa degli Appennini ed è racchiusa da due fiumi, il Po a nord e il Reno ad est. Qui ogni giorno 300 caseifici usano latte, caglio e sale per produrre oltre 10.000 forme di parmigiano reggiano e ogni forma è diversa, così come è diverso è il territorio in cui nascono. Una diversità che è ricchezza, artigianalità, orgoglio italiano. Questi sono prati spontanei, naturali, addirittura non li riseminiamo neanche. L'alimentazione in modo naturale significa dare da mangiare, cioè durante l'estate un po' di verde, un po' di fieno e durante l'inverno il fieno. Ci troviamo il parmigiano reggiano, il colore più giallo, più bianco, sapori e odori diversi in base a quello che hanno mangiato le vacche. Una caratteristica unica del territorio di origine del parmigiano reggiano sono i foraggi coltivati in zona, tra cui particolari sono i prati stabili. I prati stabili sono campi che si autorigenerano e che non vengono mai arati, in alcuni casi anche da secoli. Proteggono il terreno e sono luogo di biodiversità, in quanto vi si ritrovano fino a 60 tipologie foraggere diverse, come il trifoglio, la festuca e la lupinella. Si contano all'incirca dalle 60 alle 70 varietà di erbe e sono il fiore all'occhiello del comprensorio del parmigiano reggiano. Non si trovano queste caratteristiche di prato in nessun'altra parte del mondo, è da qui che nasce un parmigiano reggiano dove non ci sono additivi chimici, dove non c'è nessun trattamento se non quello di latte, sale e caglio. Queste essenze danno sapori, profumi, aromi diversi al latte e di conseguenza al formaggio. Sono tutte importantissime, così come importante è l'erba medica, una coltura che integra l'alimentazione delle bovine grazie al suo ricco contenuto di proteine. Questi foraggi sono alla base dell'alimentazione delle bovine del parmigiano reggiano, poiché è proprio su queste essenze foraggere che ritroviamo i batteri lattici buoni che, passando dall'erba alla mangiatoia, al latte e infine alle forme, danno al parmigiano reggiano un profilo sensoriale peculiare, nonché la possibilità di una stagionatura che può raggiungere periodi lunghissimi.